Buonasera, ben ritrovati con Azzurra Sport. In questo mercoledì 5 di ottobre parleremo di podismo, golf, CSI, volley e basket. In apertura, spazio ai risultati dell'ultima tappa dei campionati dei provinciali di corsa in montagna, tappa che si è sviluppata sabato a Bognanco. Vediamo. Sabato in Valle Bognanco, a San Lorenzo, si è svolta l'ultima prova stagionale del campionato provinciale di corsa in montagna del settore giovanile. Nella categoria allievi ha vinto il padrone di casa della SD Bognanco Roberto Giacomotti, ragazzo classe 1999. La gara si è decisa allo sprint, dal quale è uscito sconfitto Fabio Bassa della Cardese. Ha completato il podio Alessandro Pellicano, anche lui della Cardese. Tra le donne nella categoria degli allievi il successo è andata ad Erika Dinetti della Genzianella. A 9 secondi ha concluso Agnese Pirazzi, seguita da Camilla Pozzetta. Thomas Floriani della Cardese si è imposto tra i cadetti, precedendo Lorenzo Marani ed Enrico Pelganta, mentre Martina Fattalini ha trionfato tra le cadette, tenendosi dietro Giorgia Tartari ed Adela Riola. Nella categoria ragazzi ha tagliato per primo il traguardo Gianluca Pletti, che è stato accompagnato sul podio da Mattia Bassa e Riccardo Comazzi. Tra le donne della stessa categoria è arrivata prima Giulia Bergamaschi con il tempo di 5 minuti e 37 secondi, contro i 5 minuti e 40 secondi di Giulia Comazzi, seconda classificata. Il migliore esordiente maschio è stato Davide Rosso, mentre Camilla Comazzi è risultata la migliore esordiente donna. Nella fascia B degli esordienti hanno alzato le braccia al cielo Alessandro Bartoli ed Alessia Biselli, mentre nella fascia C, sempre degli esordienti, hanno esultato Danilo Comazzi ed Aurora Vitello. Nella classifica a squadre ha dominato la Cardese, che ha ottenuto grandi risultati in ogni categoria, concludendo al meglio la propria stagione. Alle spalle della formazione dei fratelli Trapani si sono fermate la Genzianella e l'Atletica Vigezzo. Ora il volley, tre atlete azzurre allo Star Game di Faenza. Si tratta di Cristina Chirichella, che proprio ieri si è riaggregata al gruppo dopo gli impegni con la nazionale in tempo per il test match di Busto Arsizio, Laura Dichema e Celeste Plac. Le tre atlete sono state selezionate per prendere parte alla partita delle stelle che si terrà sabato 8 ottobre alle 20:30. Sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Rai Sport con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Un vero e proprio antipasto della nuova stagione che prenderà il via ufficialmente il prossimo 15 ottobre. La Igor in campo il 16, domenica alle 17 contro Bolzano. Ora il golf si è concluso al Desil Borromé l'Altea Federation Cup. Si è concluso venerdì scorso presso il Golf Desil Borromé l'Altea Federation Cup, che precedentemente era stata ospitata al Golf Club Bergamo il 30 di aprile, a Brovello Carpugnino il 21 maggio, al Golf Club Milano di Monza il 3 luglio ed il 16 luglio con l'ultimo challenge al Golf Club Castel Conturbia. Nel complesso sono stati più di 500 i giocatori da tutta Italia. Ancora una volta abbiamo voluto portare sul green l'impegno di Altea Federation verso quei valori sani che sono alla base di uno sport come il golf. Disciplina, controllo e gestione delle risorse sono elementi condivisi sia sul campo che nel business e dai quali non si può certamente prescindere se si vogliono raggiungere i risultati migliori, ha evidenziato Andrea Ruscica, chairman di Altea Federation. Dal punto di vista più prettamente sportivo, il primo lordo nella prima categoria è stato Tommaso Coppini, mentre il primo netto è risultato Angelo Ruffoni, che ha preceduto Marco Gironi. Tutti e tre tesserati per il club di casa. Il primo netto nella seconda categoria è stato Donato Landi del Verbagna, che ha preceduto proprio il padrone di casa Andrea Ruscica. Primo netto nella terza categoria Catarina Fristen del Rapallo, secondo Vittoria Foglia del Conturbia. Prima Lady Maria Giulia Cataldo del Conturbia, primo senior Giuseppe Greco del Golf Club Desil Borromé. Tina Giardinetti è stata la vincitrice del Nearest to the Pin, Edoardo Bogani il vincitore della stessa prova in campo maschile. Per quanto riguarda il driving contest maschile ha esultato Andrea Verre, mentre per quello femminile il sorriso è stato quello di Patrizia Ferrario. Come tutti i mercoledì ora il resoconto del CSI, tutti i risultati del campionato di calcio A11, A7 e del calcio A5. Seconda giornata di campionato nel calcio A11. La sola squadra a punteggio pieno è l'Antrona 2006, che ha superato per 2-0 il Cesara 83. Lo scontro tra due attese protagoniste, il GS Fondotoce e lo Sporting Koch, si è chiuso a reti bianche. Ha regnato sovrano l'equilibrio in un match che non ha avuto grandissime emozioni, ma che ha confermato la forza e la qualità di entrambe le contendenti. 0-0 anche tra Montebuglio e Verbania Olimpia, mentre il Brill Bar ha vinto 1-0 sul campo del CSI Baveno.
Nel girone A del calcio 5, davanti a tutti, a quota 6, veleggiano Barisotta e Rumianca, vittoriose rispettivamente su Bari Rene e Finero per 3-1 e 3-2. Il Divin Porcello, che all'esordio ha riposato, ha subito imposto la propria legge, dominando contro il Lokomotiv Domo. Nel girone B, la coppia, formata da Zampine Orna, 6-2 al CSI Gravellona e Pedemonte, 2-1 con la Fulgor Vanzone, è prima a quota 6. Primi tre punti invece per Varsenal, Atletico Calasca e Real Mijanda. Poker di squadre in vetta al girone C. Sono il Victor Intra Liceo Cavalieri, vittorioso 4-3 contro l'Atletic Krusnal, Cordigliera Andina, 10-2 al Castiglioni Serramenti, CSI Stresa, 5-3 al Nebbiuno e Garboli, 5-3 all'Arizzano. Nel girone D, il tandem formato da Paruzzarello e Luzzogno veleggiano in testa a punteggio pieno grazie ai successi su San Martino ed Arcadias, mentre nel girone E volano Giambalaya Caffè e Genius Bar Trafiume, 5-1 contro il Real Mendring e 12-3 contro il Brovello. Tris di squadre al comando nel girone E, Alex Bar 12-2 contro la pizzeria Sombreros, Pesce d'Oro 5-0 contro il 2F e Floricoltura Saletti 9-1 contro lo Sporting Sant'Anna. Nel calcio 5 domina il Divin Porcello Juve Domo, 11-3 contro l'International Dotto Falegre. Una notizia di calcio femminile, primo punto in campionato per il Masera di Alberto Cortivo, le ossolane hanno impattato 1-1 di fronte al pubblico amico del Margaroli, tra l'altro tanti tifosi, contro il Carrara, un risultato che alla vigilia sarebbe stato sottoscritto dal Masera ma che lascia un pochettino di rammarico visto che il pareggio delle toscane è arrivato in piena zona Cesarini. Ora il basket, la Pafoni non fa più la serie A2 ma vi riproponiamo comunque la Hit Parade delle migliori azioni del campionato, vediamo. In questo momento può rimettere in proprio e la rimette uguale. Time out di Mattia Ferrari. Gilbert contro Righetti, fino in fondo la schiacciata. Ora linea giovane, bravo Martini. Bravissimo. Backdoor. La mancanza oggi di Cappelletti. Siena che dà. Spaziature per lui, il blocco di Rossi, Sollazzo attacca adesso a Mannato, deve fermare il palleggio, deve andare alla conclusione, Sollazzo! Attacca dall'altra parte, la tira con il, la schiacciata di Ale. Arrivi in questa circostanza a chiudere le Trapani. Ci prova Reus incredibilmente con Tavernelli, si arrabbia maledettamente Nunzi. Del campo, poi la palla viene ribaltata ancora per Baffert che attacca fino in fondo. Daniele Sandi e trova la via per schiacciare. Con queste immagini spettacolari di basket noi chiudiamo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Viceazzurra TV.